Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il mercato dei droni sta per impazzire, ma non che sta succedendo qualcosa di brutto, sta per impazzire perché sta diventando un mondo davvero fantastico dal punto di vista delle novità che le case costruttrici stanno per portare sul mercato. Come sapete, DJI sta per arrivare a ottobre, salvo ritardi, con il suo Mavic 3, Apsan il suo Zino Mini, Fimi, dopo aver presentato il suo Fimi X8 Mini, sta per arrivare con il suo Fimi X8 2022, cioè ragazzi, sta arrivando veramente di tutto, ma non finisce qua, perché l'azienda che sta veramente facendo impazzire il mercato dei droni è Autel, che sta entrando a gamba tesissima sul mercato con svariati modelli. Se tutti i rumors che attualmente ci sono in rete diventeranno reali, ragazzi, sarà veramente un autunno e un inverno di fuoco da parte di Autel. Sì, perché come sapete ormai è sicuro che arriverà sul mercato questa versione del Autel Evo sotto i 250 grammi, quindi questo mini drone che ormai dovrebbe essere imminente alla presentazione, non dovrebbe mancare tanto. È apparso anche un video in rete in cui lo si vede per pochi secondi, ma poi si intravede anche un altro drone con dimensioni simili a quelle del DJI Air 2 o 2S, però magari Autel in questo caso sarà più furba di DJI e lo terrà sotto i 500 grammi. Può essere, mentre come sapete Air 2 è sopra i 500 grammi, quindi magari Autel ha intenzione veramente di entrare nel mercato in maniera così esplosiva, presentando un drone sotto i 250 grammi, un drone sotto i 500 grammi. E poi ragazzi, è apparsa in rete anche la foto di un nuovo Evo 3, e qua veramente si apre un mondo da parte di Autel incredibile, perché se va a completare tutta questa gamma come DJI, a quel punto DJI ci deve pensare davvero bene a cosa produrre e a come produrre e a che prezzo produrre, perché ragazzi, Autel a livello di qualità, a livello di costruzione, a livello di sicurezza di volo, a livello di tutto, non ha sicuramente niente da invidiare a DJI. Io ero stato il primo a portare il primo Autel quando ancora era solo un prodotto americano, e quel prodotto era fantastico sotto ogni aspetto. Quindi Autel adesso che comunque è entrata anche in Europa, quindi acquistare i prodotti è davvero semplice, non è più complicato come una volta, ed è in grado di produrre svariati modelli in tutte le categorie come fa DJI, a quel punto il marchio leader cinese dovrebbe iniziare ad avere, secondo me, tanta paura sulle sue vendite, perché finché fai prodotti solo tu e hai una potenza economica che ti permette di fare e disfare tutto quello che vuoi, va bene, ma quando hai un'altra azienda che sta diventando anche lei un colosso nel mondo dei droni e che è in grado di produrre qualità come lo stai facendo tu, allora a quel punto la concorrenza diventa davvero utile per noi consumatori. Perché poi in questa immagine in cui si vede questo Autel Evo 3 si intravedono le telecamere fish eye. Cosa sono queste telecamere? Sono delle piccole telecamere che vengono messe a posto dei sensori anticollisione, praticamente quelle che ha il famosissimo Skydio 2, queste piccole telecamere che appunto si chiamano occhio di pesce, perché sono quasi delle mezze sfere che vanno a ricoprire i 360 gradi del drone a livello di protezione, però con una sicurezza e una qualità e una reazione molto più alta rispetto ai sensori anticollisione che ha attualmente DJI con i suoi droni o che ha anche Autel con il suo Evo 2. Queste telecamere, come si è visto poi con Skydio, abbiamo l'esempio palese di un prodotto che comunque è in commercio, non è un prototipo, non è niente di che reazione, che reattività, che coperture, che sicurezza danno queste telecamere che vanno a coprire il drone a 360 gradi. Quindi se davvero Autel arriva sul mercato anche con questo Evo 3, con queste caratteristiche, avremo cose incredibili da analizzare, perché comunque se arriva con i suoi Evo Mini o Evo Nano, adesso non si capisce bene, o Evo Light, non si capisce bene come si chiameranno i droni quelli più leggeri, comunque questi droni con svariati modelli, con svariate tipologie di telecamere, con svariati prezzi ovviamente, quindi tanta possibilità di scelta per il consumatore, quindi avremo questi droni con, in base alle nostre esigenze, potremo decidere
scegliere quale acquistare. Stessa cosa accadrà ancora anche con l'Evo 3, quindi avremo in teoria 4 possibilità di acquisto, quindi il più scadente, chiamiamolo così, con il sensore ad un pollice e qualità comunque incredibile dal punto di vista della fotocamera, fino ad arrivare a cose poi assurdissime, ovviamente non per uso consumer. Quindi avremo 4 modelli anche di Evo 3, quindi avremo in teoria 4 modelli da scegliere anche di Evo 3. Ovviamente per il consumer saranno un paio di modelli, poi gli altri 2 probabilmente sono per uso professionale e per altri campi di lavoro che non sono solo quello cinematografico o per riprese video. Quindi ragazzi, questo era solo un video per mettervi al corrente di tutto quello che sta arrivando sul mercato, quindi tenetevi pronti, aprite il portafoglio, perché ragazzi, alla fine di tutto questo ovviamente quello che conta poi alla fine è aprire il portafoglio, perché è quello che poi vogliono ovviamente tutte queste aziende che si stanno impegnando a produrre prodotti incredibili. Sono curiosissimo di vedere questo Fimi X8 2022, che sembra un prodotto davvero fantastico ad un prezzo incredibile, perché comunque già il loro ultimo modello, il Fimi X8 2020, è stato un prodotto secondo me fantastico, sempre per rapporto qualità prezzo. Ovviamente stiamo parlando di droni che non rientrano nella fascia di prezzo di DJI o comunque a livello di DJI o Autel, sono un pochino sotto, sono qualche gradino sotto ovviamente dal punto di vista costruttivo, di qualità e tutto, ma ovviamente anche il prezzo è molto sotto a questi altri 2 marchi. Quindi sono prodotti quelli fatti da Fimi che sono una via di mezzo tra i prodotti low cost e i prodotti invece top. Loro si pongono più o meno a metà di questa scalinata, in cui si può o scendere nel low cost o salire i prodotti top, e loro sono in mezzo. E questo nuovo Fimi X8 2022, che in teoria dovrebbe essere già disponibile o presentato il 27 settembre, così dichiarato già nel sito di Fimi, c'è già la data appunto, quindi non so se sarà solo un preordine o sarà già possibile acquistarlo e l'invio sarà immediato, però per noi dronisti sta arrivando davvero un periodo super affascinante di prodotti da analizzare ed osservare. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato tutte queste novità, anteprime, cose che arriveranno riguardante i droni soprattutto di casa Autel, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, location dove vado a volare, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi se vi va seguitemi lì, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!